Fanucci. Montrone. Chi altro? D'Agostini. Allora, Sereni, D'Agostini. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 81 favorevoli, 267 contrari, la Camera respinge. Sibilia 3.3, pareri contrari, Alberti. Solo per dichiarare voto favorevole. Grazie. Pesco. Grazie Presidente. Con questo emendamento cerchiamo appunto di limitare la portata di questa ratifica per quello che ci è possibile. Una ratifica che non condividiamo solo per il fatto che praticamente per salvare una banca non sarà più lo Stato italiano a decidere ma sarà qualcun altro. Ma soprattutto bisognerà prima passare attraverso questo famoso bail-in. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prima si andranno a prendere i soldi degli azionisti, poi i soldi degli obbligazionisti, come è successo proprio nelle quattro banche che avete demolito domenica scorsa, e poi si andranno a prendere i soldi dei correntisti sopra i 100.000 euro grazie a quella misura che avete accettato in quest'aula pochi mesi fa. E quindi praticamente si andranno a rubare i soldi ai risparmiatori nel momento in cui una banca è stata gestita male. Ora noi siamo dell'opinione che se una banca è stata gestita male vanno trovate altre soluzioni, perché non è possibile ringrazio. Che possano rimetterci in questo modo obbligazionisti e anche risparmiatori. Pensateci. Grazie. Grazie. Presidente. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Sibilia 3.3. Pareri tutti contrari.